su questo rimpasto. Oggi i nomi che vediamo sono diversi, soprattutto il sacrificio eventuale delle quattro ministre donna, a cominciare da Azzolina, Catalfo, De Micheli. In pericolo oggi leggiamo anche Amendola, per il PD in campo ci sono i nomi di Orlando, forse anche di Bettini, e poi si parla di non solo di Renzi ma anche di una Boschi in rientro come viceministro, magari di Guerini. Insomma, i nomi lei li conosce meglio di me. È una strada percorribile? Se ne sta discutendo comunque. No, mi permetto, io credo che questo non sia e non debba essere, anche se per qualcuno lo è, il problema centrale. Noi abbiamo una questione molto importante. Di certo non per noi, di certo non per noi, cioè è una cosa che viene dalla politica. Cioè. Ma lei ha posto... Sì, ma appunto per me non è un problema centrale, ma non lo è neanche per il PD, mi creda. Perché il PD ha posto un problema: come utilizzare al meglio un'occasione davvero storica. Abbiamo 209 miliardi, parte importante dei quali a fondo perduto, che dovranno essere utilizzati per costruire il futuro del Paese. È per questo che noi per primi abbiamo posto al Presidente del Consiglio, mesi fa, un problema. Abbiamo detto: guarda, fin qui il governo ha lavorato bene, ha retto davanti alle sfide inedite che non piacciono a Del Mastro delle Vede, ma che ci sono state. Adesso però è il momento di fare un salto di qualità, di lavorare sul futuro, di costruire un nuovo paese. Non possiamo tornare alla pubblica amministrazione di prima, non possiamo tornare alla giustizia di prima, non possiamo tornare alle imprese non sostenute nell'innovazione, o un paese dove non c'è la parità tra uomini e donne o di genere, un paese che esclude i giovani dal proprio futuro. Ecco, io mi chiedo, noi è vero, stiamo discutendo, anche litigando su come utilizzare al meglio, ma se avesse governato Del Mastro dalle Vedove con la sua Meloni Salvini, noi non avremmo neanche avuto l'accesso in Europa, perché Salvini e la Meloni sono anti-europeisti, sovranisti, sono amici dei paesi che non volevano una nuova Europa, ed è stata questa Italia, è stato il ruolo del PD, di Gentiloni, di Amendola, è stato il ruolo di Gualtieri, è stato il ruolo di Conte, a far sì che anche l'Italia abbia questa occasione. Allora, qual è il tema? Noi vogliamo evitare sia crisi al buio sia avventure politiche. La strada maestra per noi del PD è quella di rafforzare questo governo, e più forte sarà se ci riusciremo questo governo sulla base di... E facendo un accordo sul recovery, bisogna che Conte faccia la sintesi. Secondo me, se c'è un difetto di Conte, è stato quello di avere impiegato troppo tempo dal 5 novembre. Quindi siete d'accordo con Italia Viva? No, al contrario, noi siamo contro le avventure politiche. No, al contrario, sto dicendo l'esatto contrario. Noi vogliamo che si compia un salto di qualità, che si faccia un accordo sul recovery, che si trovi un'intesa, perché quello che è possibile trovarla sulle... No, però attenzione, noi non siamo per giocare allo sbaraglio, non siamo per le crisi al buio. Noi abbiamo anche, posto a Conte dei problemi per rafforzarlo, non per indebolirlo. Certo. Noi non vogliamo demolire, è il tempo dei costruttori, ha detto Mattarella, non dei demolitori o dei rottamatori, non so se mi spiego. Sì, questa è chiarissima. Sì, ma non rottamare e demolire, perché demolirebbe il paese. Certo, andiamo in pubblicità perché ho un tassativo e poi riprendiamo anche da Maria Teresa Meli, che per l'appunto ieri ha intervistato Matteo Renzi.